Luci è il premio Oscar per lo youtuber più assente del tubo. Va, rullo di tamburi, Biotv, facciamolo entrare. Grazie, grazie. Questo è il mio premio e ora me ne vado, me ne vado. Ma Bianchi, dove sta andando? Dobbiamo fare il... Perché sono il presidente del tubo, no? Quindi me ne sto andando, buona serata e vai con la sigla, vai con la sigla. Dopo questa presentazione, salve a tutti, gente della Terra, benvenuti in questo nuovo video dopo così tanto tempo ed effettivamente ho vinto un premio appunto per questo. Per cui, bando alle ciance, oggi inauguriamo una nuova rubrica che si chiama Parliamone, perché dobbiamo parlarne, bisogna parlarne, ma di cosa? Di cosa? Di argomenti piccanti sul cinema, serie TV e videogiochi. Insomma, ci sarà qualcosa di interessante di cui discutere, di cui parlare insieme. I prossimi episodi saranno più argomenti, diciamo, da trattare, di cui parlare, di cui chiacchierare. Oggi però sarà uno solo e riguarda le nomination per i premi Oscar 2021, che saranno il 26 aprile, appunto, del 2021. Quindi parliamone, ragazzi, parliamone. Sono deprimenti? Sono soddisfacenti? Lo scopriremo in questo episodio. Col dire che questa idea mi è venuta mentre facevo la doccia. Oddio, aspetta, forse non interessava a nessuno questo dettaglio. Comunque, allora, parliamo delle nomination degli Oscar 2021. Allora, noi parleremo in particolare dei migliori film, anzi, solo dei migliori film in questo video, perché non voglio neanche tirarla troppo per le lunghe. Comunque, abbiamo tra le nomination Una donna promettente di Emerald Fennell. Ce le ho qui davanti, nel dubbio se mi dimenticassi qualcosa. Però molte me le ricordo: The Father di Florian Zeller, Judas and the Black Messiah di Shaka King, Mank di David Fincher, l'unico di questa lista che ho visto, Minari di Lee Isaac Chung, poi Nomadland di Chloe Zhao, Il processo a Chicago 7 di Aaron Sorkin e ovviamente anche Sound of Metal di Darius Marder. Ora, quanti film avete visto di questa lista? Scommetto nessuno, o comunque pochi, perché? C'è un motivo, anzi andiamo a scoprirlo insieme. Allora, innanzitutto potrebbe essere una cosa di marketing, una questione di marketing, nel senso che questi film non sono stati pubblicizzati da Dio per gli Oscar. Sì, ok, non si discute la qualità, però l'anno scorso avevamo veramente dei grandi nomi, dei nomi che più o meno conoscevano tutti. Cioè avevamo Parasite, Joker è stata uno dei mattatori, l'icona degli Oscar dell'anno scorso con l'immenso Joaquin Phoenix, c'era una volta Hollywood di Tarantino. Insomma, quest'anno sono un po' deprimenti, in parte. Ho letto anche delle opinioni su internet e in generale le condivido abbastanza. Non si discute, ripeto, la qualità, che sicuramente sarà elevatissima. Però la pandemia ha impattato tantissimo, si vede anche con quei 2 mesi di ritardo della cerimonia delle premiazioni. E i film sono tanti, sì, però quanti ne avete visti? Questa è la domanda. Io l'unico che ho visto, ripeto, è Mank o Mank di David Fincher. Gli altri, in realtà, alcuni sono anche presenti in alcuni servizi streaming. Sound of Metal mi viene in mente, è su Prime Video. Ma certi film non sono ancora arrivati in Italia addirittura. Cioè, The Father con Anthony Hopkins, che è tra l'altro l'attore più anziano candidato agli Oscar, non è ancora arrivato in Italia e chissà quando arriverà. Poi penso a Una donna promettente, non è ancora arrivato. Presente in vari festival, probabilmente, ma non è ancora arrivato. Judas and the Black Messiah. Nomadland è già stato confermato che arriverà in Italia, ma il 30 aprile su Disney Plus. Quindi cosa vuol dire questa cosa? Che il 25 aprile noi arriveremo agli Oscar, non avremo visto nessuno di quei film e quindi, ah beh, sì, merita Nomadland, cioè veramente un grandissimo capolavoro degli anni 2000. Come facciamo a dire questa cosa? Non abbiamo dati. E ripeto, in parte può essere per marketing, ma da un'altra parte invece è proprio l'elenco, cioè film che sì, ok, sono tanti, ripeto, ma
la lista è quella che è. Non c'è il Parasite di turno, non c'è il Joker di turno, anche Joker non è che fosse quel film che doveva vincere l'Oscar, ecco, però avevamo dei nomi, avevamo qualcosa di cui discutere, qualcosa di cui ciarlare, e invece adesso arriveremo lì e niente. Bello, ha vinto The Father, quindi vabbè, cioè nel senso sì, è veramente un gioiello di film. Comunque, fatemi sapere voi cosa ne pensate sotto i commenti. In generale io la penso così, è un anno questo molto deprimente, ovviamente non è colpa loro, cioè nel senso c'è stata questa pandemia e tutto il resto, però appunto i film sono tanti, quindi perché non distribuirli in modo adeguato? Abbiamo appunto i servizi streaming, alcuni arrivano in ritardo, alcuni stanno solo nei servizi ovviamente perché se i cinema sono chiusi, almeno qui in Italia adesso, questa è la situazione. Insomma, spero che vedremo presto questi film. Sound of Metal vi ricordo che è già presente su Prime Video ad esempio, e mi viene in mente anche Mank che l'ho visto su Netflix. Spero insomma che vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un like, iscrivetevi, insomma le solite raccomandazioni, e noi ci vediamo presto ragazzi. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia un po' fatto riflettere insomma su questa questione che riguarda un po' tutto. Per il resto ci aggiorniamo per le prossime settimane. Saluta. Dai! Ciao! 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 Saluta. Saluta. Saluta il follower. Aspetta, 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 aspetta. E il premio... Ah no, scusami. Ladies and gentlemen, è il premio Oscar per lo youtuber. Aspetta, non ti